Salve gente, sono Jake di Catena Pisa. Siamo nella nuova modalità sopravvivenza di Fallout 4. Allora, vediamo un po' il nostro stato. Ma ottimo, ottimo. Sono scomparse tutte le mie malattie. Ottimo. Però il glitch della percezione ad uno non mi scompare. È una cosa che rimarrà per sempre insieme a me, mi farà compagnia. Allora, direi che è il momento di mangiare il cervo grigliato, così da avere più peso trasportabile, esattamente. E quindi si avanza, ragazzi. Si avanza. Cerchiamo di ricaricare i critici. Questo è cercatore, c'ha pure il cappello. Ok. Hai fegato e determinazione, e questo è ammirevole. Ma Sta zitto. Ottimo. Ottimissimo. Sì, sto godendo, ragazzi. Abbiamo il completo da sintetico. Questo, pazienza. Allora, equipaggiamoci. Quello poverino cerca di parlarci, ma noi siamo per i cavoli nostri. Allora, braccio sinistro meglio di questo lo lasciamo. Casco da campo, beh, ovviamente. Cioè, certo, un po' di peso in più, però cazzo. Gamba destra. Allora, la nostra gamba destra. Ah no. Sì, esatto, a martire. Questa abilità è molto buona, perciò per adesso non la voglio lasciare. Mi accontento di mollarla questa gamba destra. Gamba sinistra da sintetico già ce l'avevo. Tra l'altro un'altra ottima abilità. Ah, però non posso equipaggiare gli occhiali con questo. Va bene, pazienza, pazienza, chi se ne frega. Poi non pensano nulla e ce li teniamo. Va bene. Che fare con cose che non puoi neanche sperare di capire. Fra poco ci sarà, se non sbaglio, una bella imboscata, ma noi abbiamo le nostre granate Non è pronte. troppo tardi. Voltati e vattene. Puoi ancora farlo. Contrariamente a molti altri. Zitto, animale. Eccoci qua. Noi questa password ce l'abbiamo. Yeah. Ok. Tante droghe. Forcine. Andiamo un po' qua. No, cazzo. Allora, nient'altro qua? No, gli steampack. Bene, ci dovrebbe essere, se non mi ricordo male, un Fatman qui. Forse mi ricordo male. No, c'è. C'è il Fatman. Oh mio Dio. Scassa palle. Allora, ecco, come immaginavo. Allora, intanto raccogliamo tutto. Vogliamo fare saltare il nostro nemico in aria. Con grande stile. Allora, iniziamo a mollare un po' di roba inutile. Questa. Cazzo, 30 pesa sto coso.
Beh, potremmo andare avanti a suon di droghe. Proviamo, vediamo un po'. Bourbon e Buffot, Buffout, ci dovrebbero aumentare di un bel po'. Va bene. Ok, tutto a posto, giusto? Sì. Bene, possiamo avanzare. Un altro letto. Ma a questo punto. Ci siamo. A questo punto ora si accelera. Perché non voglio che finisca l'effetto della droga. Perché qui c'è un terminale? Base. Vediamo un po'. Mi sembra che c'erano scritte solo cose. Allora, goods. Quindi molto simile a goods. 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 No. No. Goods. 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 No. No, via adesso. Goods. Books. Ok. Ecco. Ah. Ok. Non serviva a niente. Il cesso. Addirittura. Fantastico. Dogmit che fa super bordello. La torretta l'abbiamo fatta già esplodere. Torretta 2 esplosa. Gomme. Ok. Vediamo un po'. Sono qui in fondo. Fermerò i miei sintetici. Parliamo. Siamo arrivati, ragazzi. Abbiamo il nostro letto. Abbiamo un bel po' di rifornimenti anche. Dovremmo scegliere però cosa portare. Tra l'altro più avanti ci sarà altra roba da prendere, anche da Kellogg stesso, perciò dobbiamo fare delle scelte, diciamo, un po' oculate. Ok, ragazzi, io questo video lo chiudo qua e ci vediamo nel prossimo, in cui sistemerò un po' l'inventario e mi preparerò a raggiungere Kellogg. Solite catena Pisa.